Sono davvero onorato di essere qui stamattina al Liceo Manzoni a tenere questa conferenza, che in realtà sarà una conferenza, diciamo così, in senso molto personale, perché porterò la mia testimonianza. Sono casertano, sono fiero e orgoglioso della mia terra, parlerò del mio percorso anche in relazione naturalmente ai cambiamenti del giornalismo che ho vissuto in prima persona. Ho cominciato a fare questo lavoro sulla macchina per scrivere e telefonando ai dimafoni dei giornali. Adesso abbiamo le autostrade digitali, il web, diciamo, e tutta una serie di strumenti che ci portano a nuovi lettori. È stata una trasformazione straordinaria e come tutte le trasformazioni vanno governate e non vanno subite. Ecco, cercherò di parlare di questi argomenti dal mio punto di vista e dal punto di vista di un casertano che è sempre molto legato alla sua terra. Presidente della Regione Campania non è napoletano, lei non è napoletano e rivestite due dei ruoli più importanti in Regione Campania. Che cosa significa questo? Che la provincia comincia a marciare forte oppure che il napolicentrismo sta un po' calando? No, non è che sta calando il napolicentrismo, Napoli resta indubbiamente la capitale del Mezzogiorno. Resta capitale del Mezzogiorno con tutte le sue problematiche, naturalmente legate anche a una situazione economica molto molto difficile, testimoniata anche dall'esito delle elezioni, che è stato un esito molto, molto particolare, anche con una presenza al voto molto bassa. Però Napoli ha una storia, delle tradizioni, ha una serie di personaggi di straordinario valore. Credo sia più una coincidenza il fatto che De Luca sia salernitano ed io più modestamente casertano, però Napoli resta sempre una calamita, è un punto di riferimento straordinario non soltanto nel mondo della politica ma soprattutto nel mondo della cultura, in tutti i suoi rami, dal cinema, dalla letteratura, al teatro. Quindi Napoli in questo momento sta vivendo da questo punto di vista un periodo d'oro che va naturalmente sfruttato, fermo restando che continua ad avere delle problematiche molto profonde, molto vaste, che sono storiche, come storica purtroppo la questione meridionale, che è chiaramente irrisolta. Lei ha cominciato naturalmente nella sua città, nei giornali locali a Caserta, poi la grande ascesa fino ad arrivare ad essere il direttore del quotidiano più prestigioso e più importante del Mezzogiorno d'Italia. Però tornando a Caserta, cosa ha trovato di diverso? Io continuo a pensare che ci sia stata una evoluzione importante, perché poi diciamo, il territorio è fatto dalle persone e ci sono persone molto molto impegnate a fare in modo che Caserta abbia uno sviluppo degno rispetto alla sua storia. Ci sono molti casertani che si fanno largo in molti mondi, a cominciare da quello della cultura, della letteratura, del teatro. Parlavo prima di Napoli, ma Caserta ha degnissimi rappresentanti a livello nazionale in questo campo, ma ci sono moltissime persone che sul territorio, a cominciare appunto dai docenti del Manzoni, che fanno in modo che questa città venga continuamente valorizzata. E attraverso l'attività delle persone che si valorizza un territorio, non è che c'è la politica che risolve le grandi questioni, è dal basso e dalla comunità che si deve sempre partire, e Caserta mi sembra che da questo punto di vista stia dando in alcuni settori il meglio di sé. Una battuta sulla Juve Caserta 2021, meglio, visto che lei ha cominciato a scrivere con la Juve Caserta ed ha giocato a pallacanestro, tra l'altro con lei è cresciuto anche Franco Marcelletti, Sergio Mastroianni e via dicendo. Questi sono tempi eroici del basket a Caserta. Abbiamo vissuto delle stagioni meravigliose, quelle culminate con lo scudetto, ma stagioni meravigliose perché era la città partecipe di tutto il fenomeno pallacanestro. Si giocava a ogni angolo di strada, eravamo tutti quanti coinvolti in questo fenomeno. Oggi un po' meno, ma sicuramente c'è una società seria e c'è la possibilità e la voglia anche di tornare ad avere un rapporto con la città molto profondo come lo è stato in passato, quando c'era la società dei Maggiò e quando c'erano dei risultati importanti, c'era un settore giovanile che distribuiva talenti in tutta Italia. Credo che sia un tempo molto diverso da quello degli anni 70-90, in cui la Juve Caserta ha espresso il meglio di sé, ma ci sono le basi per ritornare ad avere un club protagonista ai massimi livelli di qui a qualche anno.